Nuovo SOS TCS dal quartiere Angeli, richiamare l'attenzione della nostra emittente Settimo Ambra, presidente del comitato di quartiere Centro Storico. Sì, tempo fa abbiamo avuto delle segnalazioni da parte degli abitanti della Via Angeli, dove in questa struttura, all'ASL sanitaria, ci sono dei contenitori, come avete potuto vedere, dei contenitori di amianto che pregiudicano la salute degli abitanti. A questo punto noi siamo intervenuti scrivendo al sindaco affinché questi contenitori vengano tolti, perché il lunedì, il mercoledì e il venerdì questi uffici sono meta di persone, di invalidi civili e soprattutto sono abitati da bambini. Nelle case adiacenti sono abitate da bambini, quindi è un pericolo alla salute pubblica, e quindi abbiamo invitato al sindaco affinché interceda e faccia spostare questi contenitori che, ripeto, sono obiettivamente fanno male alla salute, perché il pulvisco sono rotti, tra le altre cose sono anche contenitori rotti. Quando avete scoperto questa situazione? Allora, gli abitanti del quartiere hanno fatto già delle segnalazioni almeno da 4 mesi fa, ma nessuno si è mosso, nessuno è intervenuto, e quindi si sono rivolti al comitato di quartiere affinché possa, con un'azione più incisiva, possa garantire l'incolumità della salute. Noi aspettiamo 5-6 giorni, dopodiché faremo tutte le azioni, le dimostrazioni contro questo stato di cose che stiamo vivendo sul quartiere Angeli. L'unico caso che avete notato, o ci sono altre situazioni? No, ci sono altri casi, sono stati segnalati in altri casi, in zone completamente diverse da questo, però non abbiamo attenzionato quel caso, perché altri casi, ad esempio anche il Cambetto è una piccola discarica pubblica, quindi noi abbiamo attenzionato tramite la vostra televisione, abbiamo attenzionato l'amministrazione comunale per la bonifica del Cambetto. Ci sono anche problemi che hanno a che fare con le erbacce? Sì, perché c'è una situazione, crescendo l'erbaccia, c'è una situazione molto critica di igiene e sanità, e quindi che coinvolgono le persone, tutti gli abitanti del quartiere si stanno attivando e protestano affinché possano vivere decentemente in un quartiere che, grazie al presepe vivente, sta risorgendo.